Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Anche se la pagina del Vangelo di questo anno non ne parla espressamente, perché riporta la finale del Vangelo di Matteo, il fatto è comunque narrato negli Atti degli Apostoli, che descrive l'ultimo incontro di Gesù con i suoi discepoli al versetto 9. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Anche se questo elevarsi da terra e questo essere sottratto agli occhi dei suoi discepoli ci potrebbe sembrare un distacco, nel Vangelo risuona chiara invece una promessa da parte di Gesù: «Io sono con voi fino alla fine del mondo». Questa è una formula di alleanza che risuona come quelle ascoltate nell'Antico Testamento, in cui si vuole esprimere un rapporto profondo che può essere vissuto anche nella distanza fisica. Cioè, Gesù sta dicendo ai suoi che sarà presente nella storia in una modalità nuova, anche se al contempo ascende al cielo. Dio abita questa storia, è entrato in essa per non farci rimanere soli e in balia dei nostri mali e problemi, ma ne è anche uscito, superando le gabbie del tempo e della morte, perché noi anche potessimo avere l'accesso all'eternità e quindi anche noi superare tali gabbie. Nell'umanità di Gesù, poi, che ascende al cielo per l'incontro con il Padre, vi è già l'accoglienza della nostra umanità. Cioè, ogni essere umano può essere accolto nel seno del Padre, nella vita eterna, nella bontà del Creatore di tutto, perché già l'umanità presente in Gesù è stata accolta. E infine, noi che con ardire osiamo definirci discepoli di Gesù, non dobbiamo temere o dubitare. Possiamo infatti cercare i segni della sua presenza, oltre che nella liturgia, anche in mezzo ai semi del Verbo sparsi in questo mondo, nelle preghiere delle persone semplici ed umili, nelle buone azioni di chi compie la carità, nel coraggio di coloro che continuano a lottare per vivere nonostante difficoltà economiche, sociali, di salute e quant'altro. La presenza discreta e silenziosa di Gesù è spesso nascosta, ma può sempre essere trovata. La speranza sta nel fatto che Egli tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'hanno visto andare in cielo i discepoli, cioè sulle nubi. La nostra certezza riposa in queste sue ultime parole.